Ciao a tutti ragazzi da Claros Design, vi mostro la mia scatola dei bottoni. Ecco, questa è la scatola dei bottoni. Beh, carina, mi piace. Questo è stato anche un, diciamo, un recupero arte del riciclo. Come possiamo vedere, recuperata con l'arte del decoupage. Andiamo a visionare tutti i bottoncini, eccoli qua, amici. Allora, andiamo a vedere tutti i miei mitici bottoni. Allora, carissimi amici, molti di questi bottoni mi piacciono tantissimo, però io questi bottoni avevo intenzione parecchi di utilizzarli per incastonarli al peyote, ma io non ho mai riuscito a capire quali sono le perline per il peyote. Nonostante tutto, ho visto molti video sul web di come incastonare le perline a peyote. Uno, perché non riesco mai a trovare, non so quale sia il l'adatto, non metodo per il peyote, ma l'adatto ago per il peyote per le perline, quali siano le perline adatte, perché molti bottoni sono molto utili per il peyote come cabossonna. Allora, quelli che mi interessava riutilizzare sono un po' questi bottoncini qua in stoffa, come possiamo vedere, questo tipo qua, che con la lavorazione al peyote viene carinissima perché dà uno stile vintage. Ma quelli ancora più belli sono quelli che sono andato a ritrovare, come questo, che sarebbe molto carino utilizzare questo qua, gioiello, un bottone gioiello, vedete, che togliendo il gancetto sotto, ma sarebbe comodissimo riutilizzarlo come un centro di un gioiello, come per esempio quest'altro qua, che non è il classico bottone con l'occhiello sotto, ma con i lati, che verrebbe carino proprio come un... Ragazzi, se guardate come questo, io amo tantissimo i bottoni di stoffa. Uno, perché li posso ridipingere e farci un dipinto io e lucidarli, renderli impermeabili come più mi piace. Ma la cosa particolare è perché proprio riutilizzare oggetti che non sono oggetti comuni, come le pietre, le perle e tant'altro, ma farli diventare proprio componenti per le nostre collane, farle diventare collane, diciamo, d'autore. Vedete? Allora, successivamente, se riuscirò a capire come sarà questa tecnica del peyote, vi farò anche dei video con i miei primi risultati come bottoncini come questo, che sarebbero carini, cioè mettere gli altri. Parecchi sono bottoni, che semplici e classici bottoni, che anche loro, volendo, con la classica tecnica al peyote, una lavorazione all'interno, sarebbero, cioè, molto belli da riutilizzare. Ragazzi, se avete dei video da mostrarmi, potete taggarmi oppure mandarmeli direttamente sulla mia pagina di YouTube oppure su Facebook. Io vi sarei grato, perché vorrei capire tantissimo la tecnica del peyote. Ciao a tutti e un saluto da Claros.